Eccolo. Dopo lo squillo di unicorno, Palazzo Mangeruca a Melissa, in provincia di Crotone, non esiste più. 2 secondi per abbattere l'ecomostro confiscato all'Andrangheta. Domenica 17 dicembre. Per l'abbattimento sono stati utilizzati 400 kg di esplosivo, distribuito in migliaia di microcariche che hanno cancellato l'immobile di 6 piani, uno dei simboli del potere mafioso in Calabria. Alle operazioni hanno assistito il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto, il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Teo Luzzi, accolti dal sindaco di Melissa Raffaele Falbo. È la vittoria della legalità, dello Stato e delle istituzioni sull'arroganza malavitosa e criminale. E l'abbattimento dell'ecomostro Mangeruca è un simbolo per tutti, non solo per la Calabria, per tutti i cittadini per bene che sono la stragrande maggioranza della Calabria e dell'Italia. Ed era importante che anche il governo fosse presente, perché questo è un governo che ha fatto della lotta alla criminalità organizzata uno dei suoi punti fondamentali. Voglio ricordare che il primo atto del governo appena insediato fu il decreto per confermare l'ergastolo ostativo e il carcere duro ai criminali. Qui però ha vinto anche la regione, la collaborazione tra le istituzioni politiche, la prefettura e la questura, quindi un modello da replicare il più presto possibile anche nel resto d'Italia. Beh, con i migliori colori, perché sono quelli di una Calabria che distrugge ciò che l'Andrangheta ha costruito abusivamente, di una Calabria che grazie alla sinergia tra più livelli istituzionali, perché qui hanno svolto un lavoro straordinario i carabinieri, la prefettura, quindi tutte le istituzioni coinvolte, dimostra che lo Stato in Calabria è più forte dell'Andrangheta, è più forte della prepotenza dei poteri criminali. Ma alla comunità diciamo che voglio dire grazie, perché mi hanno sostenuto in questa scelta, ma soprattutto hanno condiviso il fatto che andava abbattuto e cancellato, come ho detto più volte, questo scarabocchio che ha sporcato la Calabria e la costa ionica per 40 anni.